Buongiorno a tutti, chi vi parla Ciao a è tutti. Claudio Simeoni della Federazione Pagana con Francesco. Vediamo un attimo perché abbiamo delle difficoltà con i suoni dei microfoni. Non lo posso dire che devi abbassare la voce. Quello qui è No, studio. più che altro è perché hanno cambiato un po' di microfoni. Prova a parlare, Francesco. Perfetto, Sì, ti ascoltate, logicamente sto usando il microfono numero 3. perfetto. Niente, allora, noi siamo qui come ogni giovedì per parlare di magia, stregoneria e paganesimo. Un paganesimo che si sta sempre più sviluppando e sempre più articolando. Francesco è arrivato in questo momento, sicuramente ha delle cose da dire e gli lascerò i microfoni prima di dire alcune cose nostre. Una cosa vorrei dire, mi è arrivata da Franco una posta prioritaria con dichiarazioni di una persona che ingenuamente ha fatto degli atti, diciamo così, di vilipendio al luogo di culto. Noi non imputiamo niente a questa persona, però, siccome il vilipendio al luogo di culto è avvenuto già sistematicamente più volte, il fatto di avere una documentazione ci è sufficiente per inoltrare una denuncia. Adesso vedremo se in termini privati o in termini pubblici. Questo naturalmente dovremo discuterlo. Mi è arrivata oggi, adesso l'ho letta, l'ho vista. E vedremo, valuteremo cosa fare di questo, anche perché le autorità sapevano, tutte le autorità sapevano che quello era un luogo di culto della Federazione Pagana, e il fatto che le autorità non abbiano messo in atto quelle strategie per impedirne il vilipendio è un atto gravissimo, cioè è un atto praticamente di eversione dell'ordine costituito, tanto per essere chiaro. E adesso vedremo in che termini fa quel tipo di denuncia. Vi ricordo che in Italia le religioni sono tutte uguali, nel senso che anche se esistono la differenza fra religione intesa come riconosciuta dallo Stato e culti ammessi, i culti ammessi hanno gli stessi diritti delle religioni riconosciute dallo Stato ed è ammesso tutto ciò che non è vietato, tanto per inciso, tanto per dire chiaramente. Per cui l'atto che è avvenuto è gravissimo, è un atto di, torno a ripetere, di eversione dell'ordine democratico, cioè un atto molto grave. E questo però è documentato, nel senso che altri atti che venivano non potevano essere documentati, cioè nel senso che rimaneva la nostra visione, noi vedevamo le persone che offendevano un luogo di culto, segnalavamo la faccenda, però non si è mai sbattuto niente nessuno, insomma. Avere una dimostrazione tangibile, una dimostrazione pratica di questo, ci permette di procedere per omissione di atti d'ufficio finalizzata a destabilizzazione dell'ordine democratico e vedremo adesso di chi e chi dovrà procedere, come si procederà. Chiaramente saranno interessati tutti gli organi, compreso il Presidente della Repubblica, lo dico già fin adesso perché è un atto gravissimo che si inquadra in una difficoltà a livello nazionale delle persone di sviluppare il proprio sentimento religioso, cioè di manifestare la propria religione e di farne propaganda, cioè manifestarla. Per cui è un atto in realtà gravissimo in se stesso. Cioè il fatto che le istituzioni non siano aderenti a quella che è la lettera della Costituzione, a quelle che sono le sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che più volte ha ribadito il principio di uguaglianza di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, il fatto stesso che le istituzioni non abbiano preso atto di questa situazione, cioè che la nostra società si basa su questo, è di una gravità pari al terrorismo, pari all'eversione dell'ordine democratico, cioè gravissima in realtà. E proprio in questa base, su questa base, io intendo procedere grazie ai documenti che mi sono arrivati oggi. Sì, beh, Francesco, ti lascio. vabbè, a parte sai che della magistratura io personalmente non ho mai avuto grande fiducia, di conseguenza non, se, ti ho mandato la sentenza, l'ultima fatta sul caso Cascioli, mi sembra, non so se l'hai Sì, letta, l'ho letto, che gli hanno in dato una multa, giustamente. sì, però il magistrato diceva che appunto aveva addirittura rifiutato di fare una perizia storica sul fatto se Gesù Cristo non fosse esistito, non so se l'hai letta. Sì. Perciò io sinceramente della magistratura non ho grande fiducia, insomma, nel senso che si deve sempre lavorare sul concetto di contropotere, va bene. Vorrà dire che faremo la magistratura, faremo gli organi istituzionali e faremo anche pubblicamente, cioè manderemo anche un'informativa alla stampa. Sì, beh, infatti la stampa verrà, dovrà essere informata, Capisce? io non ho ancora. Adesso, vediamo perché sono due ordini diversi, no? Cioè, un conto
scrive alle istituzioni, e scrive alle istituzioni si può scrivere qualunque cosa, scrive alla stampa, no? Si può scrivere sì qualunque cosa, ma entro certi, cioè, ci sono dei parametri diversi a seconda di come si scrive. Per cui dovremmo pensarla in maniera adeguata, ecco, adesso. Sì, sì. Ecco, io visto che appunto ricordo un appuntamento che non è attinente, diciamo, alle nostre iniziative, che però è un'attività, un'informazione, un presentarsi che è importante e che ha a che fare appunto anche con la radio, perché appunto l'Associazione Salute e Ambiente è promotrice di questo incontro. Vi ricordo il primo congresso di studi laici sul cristianesimo. Il titolo è Gesù Jeusha, che appunto sarebbe il nome ebraico di Gesù. Ora, questo convegno si terrà domenica 27 novembre 2005 al Palazzo dei Congressi in via Scavi 14 a Monte Agrotto Terme. L'inizio è per le ore 9.30 del mattino e l'ingresso è libero. Ci sono vari relatori. Il primo relatore è il più conosciuto, forse, è Roberto Vacca. Il secondo è Galavotti. Ci sarà Davide Donini, Luigi Cascioli e Ludovico Mazzero. Ci sarà appunto Pino Nicotri del giornalista dell'Espresso che fa da moderatore. Io reputo importante questa iniziativa proprio perché porta ad emergere il fatto che anche i laici devono affrontare quella figura di Gesù Cristo. Di Roberto Vacca conosco perché ne ho anche parlato su internet e qualcuno l'ha potuto vedere in una trasmissione di Porta a Porta in cui si parlava di religione e ha espresso chiaramente i suoi punti di riferimento, la sua visione del mondo e a cosa si riferisce. C'è una bella dichiarazione appunto sul fatto che lui si definisca gentile, cioè praticamente chi, come si definivano gli antichi romani, che era appunto la definizione della loro visione religiosa, e Roberto Vacca sicuramente sarà qualcosa di interessante da ascoltare. Gli altri autori, a parte Luigi Cascioli, che ha denunciato il parroco del suo paese per abuso di credulità popolare, in quanto questo parroco, come tanti altri parroci, sostiene l'esistenza storica di Gesù, e ha appunto avviato una serie di processi, una serie di iniziative, e le ha scritto anche un libro che si chiama La favola di Cristo. E anche lui sarà interessante ascoltarlo. Gli altri relatori non li conosco e andrò anch'io al congresso e mi starò ad ascoltare tutte le relazioni. Io invito gli ascoltatori a essere presenti, a sostenere l'iniziativa, anche perché è stato invitato anche altre persone. Sono stati invitati ad esempio un Deschner, l'autore di Storia criminale del cristianesimo, 6 volumi usciti fino adesso in lingua italiana, 8 nel mondo in lingua tedesca, e che appunto ha documentato proprio come il cristianesimo sia un qualcosa di pericoloso, di criminale, e che soltanto nella criminologia possiamo trovare la collocazione giusta del cristianesimo, non certo nel campo religioso. E perciò staremo attenti a questo congresso, noi ci saremo presenti, spero di incontrare anche gli altri ascoltatori. Invito tutti a fare pubblicità a questo congresso, a farlo conoscere, a far diffondere la notizia, anche perché da quello che vedo i mezzi di stampa non sono molto attivi nell'informare su queste cose. Basta che un parroco si inventi qualsiasi stupidaggine e lo spazio lo ottiene. Se invece delle persone fanno un convegno con persone qualificate, non hanno neanche il diritto di avere la notizia sui giornali. Meno male che esiste una struttura come Radio Gamma 5 che permette di informare. Allora ricordo appunto questo congresso, primo congresso di studi laici sul cristianesimo, domenica 27 novembre 2005, Palazzo dei Congressi, via Scavi 14, Monte Agrotto Terme, Padova, inizio ore 9.30, e una cosa che è anche importante, che ha un significato, è l'ingresso libero, cioè nel senso che tutti quanti potranno entrare tranquillamente, gratuitamente, e potranno appunto sentire cosa si dirà di questo congresso e in questo congresso. Appuntamento a quella data. Io ci sarò e ci sarà occasione anche, penso, nell'intervallo di parlare e di discutere, e penso che ci sarà un bel dibattito. Ed è un segno positivo che a cui anche Radio Gamma 5 dà sostegno e che l'associazione che è legata a Radio Gamma 5 come Salute e Ambiente si è parecchio impegnata in questo senso. Ringrazio anche gli altri che hanno organizzato. Io logicamente ringrazio chi conosco e chi si impegna, prima di tutti il nostro ex vicepresidente della radio, che su questo convegno si è dato molto da fare. Bene, Claudio. Bene, a me le cose mi fanno più rabbia è quando metto via degli articoli e poi non riesco più a trovarli. Beh, è giusto questo. Com'è giusto? È giusto, scusa, si vede che non hai un buon rapporto con il gnomo della biblioteca. Forse tu sei troppo ordinato. No, adesso l'ho trovato. L'hai trovato. No, non è questo il punto. Questo che le cose sono ormai talmente tante che non so, abbiamo iniziato
vi ricordo che oggi stiamo per concludere, no, prossima trasmissione, concluderemo i 9 anni di trasmissioni radiofoniche da microfoni Radio Gamma 5. 9 anni in cui praticamente possiamo dire che siamo stati presenti tutti i giovedì, a parte qualche rarissima eccezione che sono mosche assolutamente bianche e irrilevanti. E per 9 anni abbiamo continuato a parlare a questi microfoni di migliaia e migliaia di cose, perché abbiamo dimostrato in 9 anni quella che è la vastità complessiva del paganesimo e gli anflati, i trasporti psichici, le percezioni emotive, il modo di rappresentarsi, il modo di legarsi al mondo. Siamo passati a parlare di tutto, penso, dalle antiche religioni alle visioni degli dèi, fino alla stregoneria, fino a fatti di cronaca, fino a come porsi davanti alla vita, come considerare la vita, come considerare il sistema sociale, le leggi. Penso che non ci sia un argomento che non abbiamo toccato, Francesco. No, penso che li abbiamo toccati tutti, non ne abbiamo escluso nessuno, continueremo anche a fornirne sempre di più, logicamente. Sì. Abbiamo accumulato informazioni, notizie, elementi, tutto quello che ci è arrivato, no? Non solo, ma siamo anche consapevoli dei miliardi di elementi che non abbiamo toccato, cioè non è che noi pensiamo di aver toccato tutto, pensiamo di aver preso un po' di tutto, ecco, cioè di essere riusciti a trasmettere una visione, però siamo anche consapevoli dell'immenso che ci sta attorno e dell'immenso che ci sta davanti per il futuro, perché altri 10, 20 anni, 30 anni di trasmissione, abbiamo materiali a sufficienza. Qualcuno dice che ho riempito il web di iscritti, che cercare qualsiasi parola, qualsiasi cosa, sicuramente, magari non nella primissima pagina, vengo fuori io. Penso che io sia diventato la persona che spiega alle persone che cos'è la parabola dei talenti. Lo so che il mio amico Franco Calaro ha un'altra visione, lo so perfettamente, e in effetti lui ha una visione più pagana del discorso sui talenti. Una vecchia visione che c'era nei sistemi adonisti, però penso che un cristiano che vada alla ricerca del discorso sulla parabola dei talenti, praticamente glielo spiego io. Un cristiano che va a cercarsi i 10 comandamenti, glielo spiego io. Cioè, ormai siamo arrivati a un punto tale per cui forza di scrivere per la radio, forza di preparare trasmissioni, forza di preparare quello che è stata la stimolazione che è venuta anche dai radioascoltatori. Penso che in tutto il mondo, ormai dal Venezuela al Messico, all'Inghilterra, alla Germania, vengono a leggersi che cos'è il paganesimo, insomma, da noi. Chi sa italiano e chi sa solo l'inglese si prende quello che si prende. Va bene, nella trasmissione di oggi io ho un paio di argomentini abbastanza, secondo me, puntigliosi. Cioè, uno che è abbastanza breve, che possiamo tranquillamente chiuderlo subito, ed è un argomento che si rifà alla scienza antica. Cioè, praticamente, qual era il livello scientifico degli antichi? Cioè, prima dell'avvento del cristianesimo, prima che il cristianesimo portasse l'ignoranza più assoluta. Ecco, e siccome coincidendo, no? Cioè, leggo un libro sui pitagorici e mi viene fuori una notizia stampa, e chiaramente le cose sono troppo grosse per essere lasciate perse, no? E poi un altro argomento che, se Francesco è d'accordo, magari svilupperemo, è un argomento di cui ho mandato anche un'email in gruppo paganesimo, ed è relativo alla questione del concetto dei cristiani, il concetto fondante il cristianesimo del rapporto anima e corpo. Perché è una cosa che ormai siamo abituati a pensarlo in un certo modo, e allora non ci facciamo più caso nel leggerci, magari, non so, Bibbia, Paolo di Tarso. Ecco. Cioè, la domanda è questa: Paolo di Tarso, che predicava il cristianesimo, qual era la sua concezione di anima e corpo? Qual era la sua concezione nei confronti della morte? Cioè, Paolo di Tarso ha fondato praticamente il cristianesimo. Cioè, qualcuno dice che il cristianesimo vero e proprio non è dato dai Vangeli, ma è dato dalle concezioni di Paolo di Tarso. Poi ognuno se la gioca un po' come vuole, insomma, se vogliamo. Però Paolo di Tarso è stato sicuramente, attraverso le sue lettere, un sistematore di quello che è la visione cristiana. E allora
qual era la sua reale concezione e se ne ha avuta più di una. Come è avvenuta la trasformazione da una concezione religiosa, una concezione nei confronti della morte, a un'altra concezione, scusate, ma anche i virus e i batteri devo farci i conti anch'io, insomma, anche se era mia ama, ogni tanto mi bastona. E niente, praticamente un forte raffreddore, tutto là. È interessante, secondo me è un punto di vista interessante questo argomento, anche perché l'ho trovato da Galimberti ben sviluppato, cioè ben spiegato. Naturalmente l'ho arricchito anche con un po' di ricerca, per cui penso che siano due argomenti sufficienti su cui discutersi, sempre se Francesco sia d'accordo. Sì, e sì, da dove incominciare a decidere. Ben volentieri. No, tu vuoi parlare, partiamo dalla scienza? Sì. Sì, va bene, partiamo dalla scienza perché c'è qualcosa di scientifico che così va a incrementare le cose, che ci fa comprendere la distanza, l'abisso, per usare un bel termine, fra la visione antica della scienza e una certa visione contemporanea, che sarà, penso, densa di divertimento, però che no, di divertimento, e che dà anche la dimostrazione di come la cultura monoteista stia facendo arretrare tutto. Vai pure, Claudio. Fado io? Vai. Allora, cominciamo dall'antico e dal moderno. Io trovo qui un articolo, no? Sulla Repubblica del 4 novembre 2005, che dice, cioè una normale notizia scientifica, non ha nessuna implicazione, dice: il governo USA vuole fermare l'osservatorio progettato in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. Questo laboratorio è il LISA, Laser Interferometry Space Antenna, una gigantesca antenna laser per onde gravitazionali formata da tre satelliti in orbita attorno al Sole, disposti ai vertici di un triangolo di 5 milioni di chilometri per lato. Questo sistema di antenna così disposto sentirà le grida di agonia delle stelle che stanno per precipitare in un buco nero, ascolterà il ruggito dei buchi neri supermassicci sul punto di fondersi uno solo, cercherà le onde gravitazionali emesse un trilionesimo secondo dopo il Big Bang. Fateci ascoltare la Sinfonia dell'Universo, appello di Hawking alla NASA per il programma LISA sulle onde gravitazionali. E questo è il discorso, praticamente così ascolteremo l'inizio del Big Bang, dice Hawking. A differenza dei telescopi del passato che osservano l'universo con le onde elettromagnetiche, LISA lo ascolterà con un interferometro laser di 5 milioni di chilometri che percepisce le vibrazioni della trama dello spazio e del tempo, vibrazioni di ampiezza inferiori al diametro di un atomo, ma con lunghezze d'onda che superano il milione di chilometri. Queste vibrazioni nello spazio-tempo deformato contengono informazioni nuove senza precedenti, anche quando provengono da sorgenti che conosciamo bene, come le nostre stelle binarie vicine, i cui suoni cosmici LISA ascolterà, e così via. Ora, questa notizia scientifica, ed è una notizia della moderna, cioè attuale, no? Che nessuno può mettere in discussione, o comunque se si vuole mettere in discussione si faccia pure. Cosa succede? Allora, succede che mi leggo i frammenti dei pitagorici e mi leggo un frammento dei pitagorici riportato da Aristotele in Del Cielo, è il frammento 290b12, e dice, parlando dei pitagorici: come da tutto questo risulta evidente pure affermare che dal momento degli astri, dal movimento degli astri si genera armonia, in quanto i rumori da essi prodotti sarebbero consonanti. È una trovata graziosa, dice Aristotele riferito ai pitagorici, è originale, ma non corrisponde al vero. Allora, i pitagorici affermano che gli astri fanno rumore. E Aristotele dice è una cosa falsa, è una cosa che non corrisponde al vero. La scienza moderna dice che effettivamente corrisponde al vero. Alcuni infatti, dice Aristotele, ritengono che lo spostamento di corpi così grandi debba necessariamente produrre rumore, poiché lo producono anche i corpi qui sulla Terra, per quanto non abbiano quella mole né si muovono con quella velocità.
ora il sole e la luna, e in più tanti e così grandi astri che si muovono con moto tanto veloce, è impossibile che non producano un fragore straordinariamente grande. Ammesso ciò, e ammesso inoltre che la velocità determinate dalle distanze stiano in rapporto fra loro esattamente come i rapporti degli accordi consonanti, quei filosofi, dice Aristotele dei Pitagorici, affermano che la rotazione degli astri genera un suono armonioso. Ma poiché sembra inspiegabile che noi non sentiamo questo suono, e si dicono che la causa è che esso esiste già il momento in cui nasciamo, per cui non è reso percepibile dal contrasto col silenzio. Infatti, distinguere il suono dal silenzio dipende dalla possibilità di metterli a confronto, e come Fabbri, per la sua fazione, sembra di non avvertire più il rumore che essi fanno, così lo stesso, secondo loro, accadrebbe a tutti gli uomini. Bene, noi sappiamo che non solo le stelle e gli astri fanno rumore, ma ormai sappiamo che abbiamo una soglia di udito di ultrasuoni e subsuoni che noi non udiamo, cioè c'è un universo di suoni che è al di fuori del nostro udito. Bene, Aristotele prendeva in giro i pitagorici che facevano queste affermazioni. Mi sembra come gli scolastici che prendevano in giro Democrito perché parlava della fisica atomica degli atomi. Fate un po' voi a che livello poteva essere sviluppata la scienza, che razza di apertura di strada che era stata aperta, e che il cattolicesimo, con la sua follia, la sua pazzia, il suo disprezzo per la vita, ha interrotto. Da allora, siamo nel 500 avanti Cristo, 400 avanti Cristo, ad oggi, fate un po' voi. Beh, rimaniamo in campo scientifico e un po' in campo archeologico, che così diamo una continuità. Allora, nell'antichità si discuteva della fisicità del corpo, si faceva uno studio scientifico della realtà, si facevano molte cose, non si poneva problemi di certo di epoche, di tempi o di creazioni, ma si sapeva che il mondo aveva un'antichità. Aggiungiamo una notizia: trovato tesoro per traccia di 15.000 anelli. E dico, i Munili, annuncio gli archeologi del Museo di Storia Bulgara di Sofia, sono quindi ancora più antichi di quelli trovati da Schliemann e proventi da Troia. Si tratta di veri e propri gioielli di squisita fattura, rinvenuti nella tomba di una persona vissuta tra il 2200 e il 2100 avanti Cristo. Gli scavi continueranno nei prossimi mesi. Cioè, questa scoperta archeologica viene collocata dai nostri archeologi contemporanei in un certo periodo. Dall'altra parte abbiamo i creazionisti. E ora, vuoi sentire un po' alcune cose divertenti, scientifiche dei creazionisti? Dice, i dinosauri, chi sostiene che hanno cominciato a popolare la Terra 150 milioni di anni fa e che sono scomparsi da centinaia di milioni, di migliaia o addirittura da milioni di anni, i dinosauri, chi sostiene che hanno cominciato a popolare la Terra 150 milioni di anni fa e che sono scomparsi da centinaia di migliaia o addirittura da milioni di anni, è in errore, una congiura di pseudoscienziati. La verità è che i dinosauri sono comparsi sulla Terra meno di 10.000 anni fa, nel sesto giorno della creazione, insieme a tutti gli animali, come descrive la Genesi. Sono sopravvissuti al diluvio universale perché 4.500 anni fa Noè caricò anche loro sull'arca. Per ovvi motivi scelse i cuccioli e sono rimasti tra noi fino a epoca recente. I draghi sputafuoco delle leggende medievali altro non sono che gli ultimi dinosauri. C'è anche poi il Fossil Science Center aperto ad Akron in Ohio nel giugno scorso. I richiami al Jurassic Park non mancano, ma mentre per gli scienziati il periodo giurassico risale a 100-200 milioni di anni fa, il fondatore del parco, il finanziere Bill Sanders, sostiene che la Terra è stata creata 8.426 anni fa, in una sola settimana. Per Sanders la Genesi va presa alla lettera e gran parte dei creazionisti ha pensato come lui. E andiamo avanti, aperte virgolette. Se perdiamo il valore scientifico e storico della Genesi, il senso letterale delle sue parole, dice Sean Mack, direttore del progetto Creation, la Bibbia finisce per valere quanto un libro di favole ebraiche. Ecco, questo lo dice un creazionista.
E logicamente qualcuno ha commentato, si chiede sconsolato il paleontologo Kevin Pedia, come fai a convincere chi pensa che Fingo sia un documentario? Era questa realtà scientifica per i creazionisti, sapete che la Terra è stata creata 8.426 anni fa in una sola settimana. Allora, siccome c'è una guerra in corso, i cattolici invece più astutamente appoggiano l'evoluzione, basta metterci Dio all'inizio dell'evoluzione, sì. E c'è uno scontro fra vari vescovi, fra chi vuole la Bibbia in maniera letterale e chi vuole invece riconoscere l'evoluzionismo purché all'inizio ci sia la volontà di Dio. Neanche il progetto, accettano anche che non esista nessun progetto intelligente, la cagata degli americani, insomma, un'americanata vera e propria, insomma. Però voglio che all'inizio ci sia la scintilla di Dio che determina anche i salti qualitativi. Perché c'è questo scontro intanto? Perché i cattolici non sono in guerra semplicemente con la società civile, cioè sono in guerra con tutte le componenti della società civile, e una delle componenti della società civile che gli rode moltissimo sono gli evangelici, sono quelli che prendono la Bibbia in maniera letterale, e anche su quel fronte i cattolici devono combattere. E naturalmente dicono, siccome comunque è la legge darwiniana, cioè l'evoluzione darwiniana è provata, allora noi dobbiamo trovare un escamotage per far coincidere ciò che viene provato con le illazioni che noi facciamo. A quel punto cos'è che fanno? Trasformano tutto in simbolismo e se la giocano proprio in una vera e propria guerra contro chi vorrebbe prendere la Bibbia in maniera letterale. Il problema grosso è che anche dentro la Chiesa Cattolica c'è questo scontro fra chi invece vorrebbe gestirsela in un certo modo e chi vorrebbe gestirsela in un altro. Chi paga per tutto questo è la società civile. È la società civile che deve farsi un mazzo tanto per una, non so neanche come definire il suo livello mentale e il suo livello di adesione ai principi civili. Sto parlando del ministro dell'istruzione, che voleva eliminare quello che è l'evoluzionismo dall'insegnamento. Così facciamo tanti ragazzi imbecilli e li prepariamo all'imbecillità esponendoli a quelli che sono gli immigrati che arrivano scolasticamente preparati, attenti a quello che succede, pronti ad afferrare le loro occasioni quando queste si presentano, disposti anche a crepare pur di costruire un minimo di futuro. E con questo mondo che avanza, con questo mondo di trasformazione, noi li presentiamo, i nostri figli, come dei poveri imbecilli, li prepariamo all'imbecillità. Non so quanto amore ci sia per la società civile. Beh, è un po' difficile pensare che i nostri politici siano attenti alla società civile. Di solito, come si dice nella canzone, i politici hanno ben altre cose a cui pensare, non certo al paese, non certo alla società, non certo alla cultura, insomma. Ne abbiamo sempre esempi continui, insomma. Comunque, a proposito di quello che dici tu, Francesco, c'è una notizia, diciamo così, che è collaterale, che praticamente è del Gazzettino del 25 ottobre 2005, Neuroscienziati contro il Dalai Lama, crede nella reincarnazione. Vada pure via dal nostro congresso, cioè praticamente comincia a essere fastidioso anche la presenza di questi personaggi quando si tratta di capire come funziona il mondo, come funzionano le cose, come funziona la trasformazione dell'uomo. E certe idee preconcette, certe idee imposte prioristicamente alle persone vanno ad uccidere quello che è lo sviluppo. Io lo so che lo sviluppo scientifico è a doppio taglio, cioè da una parte si comprendono i meccanismi e dall'altra parte si forniscono delle armi a chi quei meccanismi vuole gestire. Io lo so perfettamente questo, ma non è certo con idee a prioristiche che blocchino lo sviluppo dell'uomo che si può far fronte a questo. Questo è inaccettabile. Beh, il Dalai Lama non ha mai avuto contrasti con la Chiesa Cattolica, si è sempre trovato un alleato a tutte le veglie di preghiera, agli incontri interconfessionali, interreligiosi, è stato sempre presente, non ha fatto mai mancare la sua approvazione, il suo sostegno. Di conseguenza esiste un'unione tra il Dalai Lama e tutti quanti i monoteismi, insomma non c'è da meravigliarsi che logicamente c'è che di rimarcare le cose che più lo uniscono alla visione cristiana della realtà, e questo è un elemento che emerge continuamente, insomma. Poiché il buddismo sia qualcosa di diverso, tutti quanti lo sanno, Dalai Lama è soltanto più credito perché è più disponibile
al rapporto con la Chiesa Cattolica. Il problema è che il Dalai Lama lo hanno utilizzato e lo hanno anche lanciato a livello mondiale quando era in corso la guerra con la Cina, cioè faceva parte di quelle armi di distruzione di massa che venivano utilizzate. E il problema è che entrando la Cina adesso all'interno del commercio mondiale, cioè aprendo i mercati, hanno altre armi con cui agire pro o contro, che non l'uso del Dalai Lama. Infatti, se la repressione cinese rispetto ai buddhisti, praticamente quando era violenta, ha sortito ben pochi effetti, quando è arrivata la repressione che non era assolutamente violenta, che era semplicemente portare ricchezza e civiltà all'Asia, quando arrivano con la ferrovia è sufficiente per spazzare via quello che è il buddismo. Cioè il buddismo non ha una struttura sufficientemente forte dal punto di vista dei bisogni dell'uomo da riuscire ad andare oltre a ciò che si presenta. Neanche il cristianesimo, solo che il cristianesimo si arrabatta. Beh, diciamo che il cristianesimo è più flessibile, poi logicamente non dobbiamo pensare che il buddismo sia tutto quanto uguale, perché purtroppo esistono dottrine, scuole anche nel loro corso. Basta pensare che non molti anni fa ci fu addirittura degli scontri interni fra varie correnti, varie scuole buddiste in cui ci furono anche dei morti. Basta pensare che il buddismo stesso, quando è arrivato in Tibet, ha cancellato, assorbito, rimaneggiato la religione Bon che era preesistente. Perciò il buddismo non è qualcosa di omogeneo, anche al suo interno esistono molte correnti. E quello che purtroppo è giunto da noi è giunta quella più vicina alla visione occidentale, perché i primi testi furono tradotti da inglesi, cioè anche l'impero coloniale inglese è riuscito a deformare la proiezione, la rappresentazione, il come annunciare il buddismo in Occidente. Difatti alcune scuole sono totalmente assenti, alcuni principi, alcune teorie. Poi logicamente si è fatta anche un qualcosa di addomesticato e domesticabile. Anche gli stessi, all'interno della Chiesa Cattolica ci furono vari gruppi di preti, monaci che cercarono di coniugare buddismo, meditazione zen e altre cose, e vennero fuori delle commisture incredibili. L'importante era far prigioniero anche il discorso buddista, insomma, che è ben diverso da quello che ci viene presentato in televisione o dal Dalai Lama, insomma, cioè sono scuole che hanno una radicalità, una profondità, una sostanza decisamente maggiore e migliore. Va bene, Francesco, passiamo ad altro argomento. Come vuoi. Che dici? Sì. Però l'altro argomento è un po' più... A proposito, per quanto riguarda, per quanto riguardava là l'Abbé Pierre e st'altro e Roger, in realtà sono due personaggi diversi. Ok, ho verificato. Avevi ragione tu, Francesco. Sì, no, avevi ragione. Difatti anch'io, visto che appunto ho recuperato facendo rassegna stampa in arretrato anche la notizia, dovrei averla dietro, che tra l'altro dimostra il come si viene raffigurata la cosa, cioè nel senso che un omicidio del genere fosse successo in un'altra realtà avrebbe avuto un richiamo, ne avrebbero parlato. Sì. La confessione dell'assassino attribuito volevo attirare la sua attenzione, e vorrei ricordare che appunto Taizé è stata fondata da due giovani calvinisti, e il calvinismo sappiamo quanto è integralista anche nei comportamenti più spicci, eppure viene sempre presentato come qualcosa di grande. Il fatto stesso che avvenga un assassinio in quella forma, in quella sostanza, in quei modi, e che poi venga silenziato, ci sarebbe molto da domandarsi. Noi non abbiamo fatto di informazioni, però sembra strano questo, tenendo conto che poi i pochi giornali che ne hanno parlato hanno dato sempre di climi particolari che sono vissuti all'interno di quella comunità. Addirittura il fatto stesso che la comunità di Taizé sta sconvolta dal fatto che uno dei loro componenti si era fatto cattolico e cose del genere. E il fatto che poi fosse una collina per tutti i cristiani dà la dimostrazione di come in realtà sia sempre una facciata che viene presentata per far credere agli altri che il cristianesimo sia amore, che sia comprensione, che sia unione. In realtà è sempre una trappola, una rete che viene estesa per cercare di accalappiare qualcuno. Comunque appunto è Frère Roger, che è stata un'icona, come lo è appunto l'Abbé Pierre, che è un'altra icona e che serve anche proprio a veicolare in maniera stupida concetti puritani, come il fatto che sono caduto in tentazione perché ha avuto dei rapporti sessuali, come il sesso rappresentasse un problema. Solo per il monoteismo il sesso rappresenta un problema, insomma. Va bene, passiamo allora all'altro argomento. Sì, vai.
Intanto tutto quanto prende avvio sempre da coincidenze, chiaramente. In un articolo del 3 novembre 2005, sempre sulla Repubblica, che dice: farsi cremare non è da cristiani.